Benvenuto caloroso alla biblioteca Vechi da parte della bibliotecaria dell'amministrazione e dell'Istituto Spesino per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, che come voi sapete convive con la biblioteca Vechi ormai dal 1986. Siamo nella nuova sede dal 1 aprile 2017 dell'Istituto Storico, dalla vecchia biblioteca di lettura di Trasversale del Popolo si è spostato qui nella sede ex FITRAM insieme con e vive in simbiosi praticamente con la biblioteca. Due cifre, l'Istituto Storico ha una biblioteca di oltre 2000 volumi di storia contemporanea che documentano tutto il periodo a partire dal primo conflitto mondiale fino ad arrivare ai giorni nostri. 22.442 sono le carte del nostro archivio storico che documenta tutta l'attività partigiana della nostra zona, quella zona operativa, più un archivio fotografico storico di 8 album sulle nostre formazioni partigiane. Sono contentissima di presentare i nostri ospiti. Ci sarà poi il Tiziano Bernazza, prezioso collaboratore dell'Istituto Storico, che poi lascerò la parola. Do il benvenuto a Paolo Pistori, presidente dell'Istituto Apuano per la Storia della Resistenza, a Brian Lett, figlio del maggiore Giorgio Lett. Avremo l'occasione di conoscere anche il professor Alessandro Pesaro della University of Lincoln, che è partner del progetto di digitalizzazione che abbiamo presentato stasera. E vi saluto, buona visione e buon proseguimento. Lascio la parola a Tiziano Bernazza, dottor Tiziano. Grazie a tutti. Io farò una breve introduzione su come si vuole strutturare questa presentazione. Come avete letto, riguarda principalmente la figura del maggiore Eduardo Lett e la missione alleata nel territorio della quarta zona, il territorio che va appunto a quello a Buono fino allo Spezzino. La presentazione vuole essere fatta in questo modo. Inizialmente, prima di tutto, faccio una breve premessa. Si spera che possa intervenire anche il presidente dell'Istituto Spezzino, Lorenzo Vincenzi, che al momento è impegnato con la scuola per via dell'esame di maturità e mi ha chiamato dicendomi che vorrebbe intervenire appena arriva, quindi non vi preoccupate, dovrebbe venire come ultimo oratore. Ecco. Detto ciò, la presentazione si vuole strutturare in questo modo. Inizialmente mi sembra doveroso far intervenire Brian per quanto riguarda la figura del padre e i rapporti che ha avuto il padre con le brigate partigiane e il battaglione internazionale. Successivamente mi sembra appunto interessante vedere anche la parte dell'Istituto Apuano con Paolo Pistori per quanto riguarda anche il materiale fotografico in possesso dell'Istituto Apuano, che è molto utile per capire anche le dinamiche che sono intervallate durante il periodo che va dal 1943 al 1945. In seguito andiamo al cuore del progetto, quello che ho fatto io e quello che abbiamo anche fatto insieme all'Università di Lincoln nella figura del professor Alessandro Pesaro, che è uno specialista nel settore della catalogazione e documentazione del patrimonio culturale e in questo caso è dal 2014 che attraverso l'Università di Lincoln insegna digitalizzazione e documentazione del patrimonio culturale e prospettive critiche sul patrimonio culturale. Perciò il lavoro fatto all'interno dell'archivio dell'Istituto Storico sul materiale documentale presente è di grande importanza perché si affaccia a uno sguardo che non è più soltanto un contesto spezzino territoriale o italiano, ma addirittura europeo. E per me, e soprattutto nel mondo in cui viviamo, è giusto confrontarci su quello che è successo non solo in Italia, ma in tutta Europa. E successivamente, quindi, io mi confronterò dopo l'intervento del professor Alessandro Pesaro
con il progetto e il lavoro di progetto fatto all'interno del nostro archivio, l'archivio di studio storico dell'esistenza dell'età contemporanea, e ci sarà l'intervento finale del professor Lorenzo Vincenzi sul ruolo e prospettive future dell'archivio storico. Lascio la parola intanto a Brian Lett e grazie ancora. Questa funzione, però se no, non ha usato prima della mia pensione, quindi posso usare la mia voce. Prima, mi dispiace se non parlo molto bene la bella lingua italiana. Oggi sono arrivato dall'Inghilterra solo ieri, quindi non ho parlato abbastanza italiano su questa visita. Ma è veramente un grande piacere essere qui con voi e anche di parlare ancora del mio babbo. È sempre un piacere per me parlare delle cose della mia famiglia. Parlo per un po' solo della sua vita prima della guerra, un po' durante la guerra, un po' tipo dopo la guerra. Lui era nato molti anni fa adesso, 1910, a Domara, un piccolo villaggio nella Nuova Guinea, Papua Nuova Guinea. 17 novembre 1910. E dopo lui ha abitato nell'Australia, e la fotografia, la prima fotografia della mia famiglia di lui come un bambino in Australia, a Sydney, con la bandiera australiana lì, e lui ha restato lì a 11 anni e poi è andato in Inghilterra per la scuola e finalmente era un soldato professionale. Lì a 23 anni, 1933, lui ha cominciato come un sottotenente dell'esercito inglese. Lui sempre era una buona cosa quando lui è arrivato qui nelle montagne di Zermatt, ma lui sempre ha amato le montagne, perché noi inglesi una volta hanno avuto un impero come un soldato inglese. Lui ha fatto servizio nell'India e nell'Africa. Nell'India era sempre un piacere per lui andare nelle montagne, sono un po' più alto lì, non come Italia, perché sono i Himalaya. Lì. Quella era un'espedizione che lui ha preso nelle montagne per 3 mesi, non ha mangiato molto, come è ovvio lì, ma le montagne erano così bellissime. E quando un po' dopo pensiamo dell'inverno di 43-44-44-45, due inverni qui molto brutto, molto bruttissimo. Lui ha l'esperienza delle condizioni nell'Himalaya e per lui era una buona esperienza, molto utile, penso. Va bene, anche all'Africa la caccia per il crocodillo, lui è lì, il crocodillo, il povero crocodillo, è lì. E poi dopo il servizio in Africa, lui è ritornato in India e era lì quando la guerra ha cominciato per noi inglesi, ha cominciato nel 1939, ma prima in Inghilterra, 1937, lui è lì con la sua fidanzata, finalmente dopo la guerra la mia mamma, ma per lui dopo questa visita 37 non era possibile per lui visitare alla mia mamma, alla sua fidanzata, per 7 anni, perché la guerra. Lei, buona ragazza, ha aspettato. Va bene, quindi lui era in India quando la guerra ha cominciato.
cominciato con il suo reggimento, è arrivato in Nord Africa e dopo 3 anni di guerra è catturato quando tornò, accaduto giugno 42. Per 15 mesi ero un prigioniero in Italia, a Bari, a Chieti e a Viano, vicino a Piacenza. Poi è arrivato l'armistizio di settembre 43, lui è scappato e finalmente, come un fuggitivo, è arrivato 30 settembre a Rossano, nel comune di Zero. Lì, nella vallata di Rossano, lui ha fondato il battaglione internazionale nell'autunno di 43, la guerra partigiana. Adesso una fotografia famosa, era prima del rastrellamento di agosto 44, lì c'è una squadra della battaglione nelle montagne. Qui, il prossimo, per i partigiani con il mio babbo. Quando era possibile, i partigiani erano sempre nel uniforme britannico, perché se erano catturati era possibile che sopravvivere se non c'era l'uniforme partigiano. Ma quindi sul uniforme, sul tetto, lì e anche lì, c'era sempre due bandiere, una piccola bandiera inglese, britannica e una bandiera italiana. Per dire siamo italiani, ma anche siamo con una squadra, un battaglione britannico. Vabbè. Che ritroviamo anche nell'uniforme palestinese qua, per esempio. Non so se hanno notato. Questo è corretto, perché c'era una moda tra i partigiani nella guerra di avere questi così chiamati. Pezzoletti. Lui ha detto per il battaglione internazionale sempre il fazzoletto verde, come Robin Hood, il primo partigiano inglese. Molti anni fa c'era il partigiano Robin Hood contro il sheriff di Nottingham in Inghilterra. Quindi lui era un buon partigiano, non nelle film di Hollywood forse, ma normalmente noi inglesi pensano che Robin Hood era buono. Quindi quando era necessario usare i fazzoletti, come lui, il partigiano lì, era sempre come Robin Hood, Sherwood Green, verde di Sherwood Forest. Va bene, quindi siamo arrivati all'arrestamento. Non vorrei parlare molto della guerra adesso, perché è per i miei colleghi di parlare della guerra e tutto così. Oggi parlo della vita prima della guerra, ho detto poche parole, e poi dopo la vita dopo la guerra, dopo la vittoria. Ma è un momento terribile per la gente di Rossano e molti altri paesi, perché il 3 agosto c'era un rastrellamento enorme, bruttissimo. Tutto il villaggio di Chiesa di Rossano era bruciato e qui c'era una pittura, un po' dopo la guerra, del villaggio senza i tetti, senza le finestre, eccetera. E lì il palazzo degli schiavi. È interessante adesso guardare, vedere tutti i piccoli campi lì. Adesso no, sono andati perché non è possibile fare molto con un piccolo campo adesso. Ma una volta tutta la vallata era così, con piccoli campi dove i contadini lavorano. Si chiama, come si dice, la vallata d'oro, perché come il grano nell'estate tutto era d'oro. Va bene, ma nella guerra non era molto a mangiare. Quindi, dopo il rastrellamento, la battaglione di
internazionale ha continuato con la guerra lì e il mio babbo adesso è una fotografia famosa. E dopo agosto, settembre 44, la vita parmigiana ha un po' più organizzazione, come si dice, perché c'era un ospedale per partigiani a Albaretto, dove era possibile per un ferito andare per un po' di assistenza medica. Anche lì era la messa al fronte dell'ospedale, ma perché sempre nella guerra partigiana c'era il pericolo di un attacco dai tedeschi, e un messa con i fucili, non come oggi, come quando è necessario durante la guerra. Ah, un regalo per Natale. Il mio babbo ha scritto a Daniel Chioni, il comandante della Brigata d'Alivara: buon Natale, dice, buon Natale a lei e suoi uomini. Come regalo di Natale vi mando le armi seguenti: un fucile Mitra Marlene per lei personalmente, 3 fucili americani, con un po' di munizione. Auguri a tutti, mio babbo. Tempi differenti. Poi, 27 dicembre, arrivano i tartisti britannici. Qui sono arrivati come una gran sorpresa a tutti i contadini della vallata di Rossano. Qualcosa veramente meraviglioso. Tutti questi uomini, soldati, con fucili, con il cibo, eccetera, eccetera. La squadra è lì. Ma non era facile per una squadra di inglesi che è arrivato qui. È difficile perché non sapono le strade, non sapono dove è possibile trovare un muro, non sapono dove è possibile andare per un'attacca sulla strada. Era sempre necessario avere l'assistenza dei partigiani italiani e dei civili, perché molte volte era un civile che ha un mulo e lui ha detto: va bene, do permesso a questi artisti per usare il mulo. E lui, penso, era un partigiano, non un civile, con la squadra di Ricchetto, ma non è sicuro. Quello, 4 tartisti con un mulo. Il mulo si chiama Mussolini, e lui era molto difficile quello mulo. Ma sempre era necessario, non c'era una grande parte con i tartisti per i partigiani e per i civili. I caduti al centro lì, Nino Segato con 2 amici. Il nostro legato ancora, 2 di 3 cugini da Bellariano, Nello Sani e Leonardo Keller. Nello Sani era morto nel rassegnamento di 20 gennaio, Leonardo Keller era morto con una squadra di battisti in dicembre 44, ma per il partigiani era un gran prezzo per pagare. Tutti i partisti, 33 partisti, hanno sopravvissuto la guerra, per i partigiani no, il prezzo era molto più alto. E c'era un terzo cugino, Falco Montefiore, un amico di me, il figlio è qui, che era più fortunato, che lui ha sopravvissuto la guerra, ma lui ha scritto al mio babbo 2 o 3 anni dopo la guerra. E la questione per lui era: ho perso i miei cugini,
Abbiamo combattuto insieme per la libertà, ma è molto importante che la libertà, come si dice, porta veramente la libertà. Non è solo per i politici, ma è una vita meglio dopo la guerra. Spero che il mio italiano sia abbastanza buono. Se preferisci, posso parlare in inglese. Va bene. Il vescovo di Contreras, vescovo del mondo, sulla eccellenza, un grande uomo, è un amico del mio babbo, un'amicizia strana, un uomo di pace, il vescovo, e il soldato, i militari del mio babbo, ma veramente erano amici. Poi, veniamo al fine della guerra, quella è una fotografia di Villagrosa. Villafranca, dopo un bombardamento. Quello era Spezia, era in porto, e le barche qui, le barche erano fatte così, sunk in inglese, perché i partigiani hanno voglia di bloccare il porto, quindi non era possibile per i tedeschi andare, scappare sul mare, quindi era necessario di fare le barche così. Quindi non era possibile per le barche tedesche andare per uscire la porta. La vittoria, partigiani alla Spezia, un po' della brigata Vallivara a Spezia per la celebrazione. E quello è Bolano, dove era il mio babbo al centro lì. Avvocato Fortelli lì, Avio Bracini lì, e colonnello dei partigiani. No, non era Fontana, Grossi. Penso il secondo in comando, Fontana. Poi, dopo la guerra, finalmente, dopo 7 anni, è una benedizione del vescovo Sismondo. Il mio babbo non mai ha dimenticato i sacrifici fatti, e questa era un'occasione a Contrelli, quando lui con un americano che è a posto, alla sede, è un colonnello inglese anche. Era una cerimonia per dire grazie a tutti che hanno aiutato i prigionieri scappati, aliati, i partigiani e i perpetisti. Poi continuiamo la vita del mio babbo. Io sono lì, io e la mia sorella, pochi anni fa. No, penso nel 51-52, solo una visita in Inghilterra. Poi il mio babbo lì, 25 aprile 60, qui a Contreras e qui a Spezia. Sempre lui ha il messaggio dell'importanza della libertà. Lui lì ha fatto un discorso a Roma e lì a Dachau per commemorare i caduti lì. Poi, dopo la guerra, questa era una riunione a Rossano, 2001, questo. A sinistra, dopo la guerra generale, Avio Bracini, al centro, generale Dani Occhione, o Buco Brown, il capitano dei partiti, e poi Falco Montefiore. Era un bel prazo. Finalmente questo è una fotografia che era nella piccola camera vicino alla camera di letto nella mia casa quando ero un bambino io. Sempre il mio babbo ha preservato questa fotografia perché lui, il vecchio contadino,
era un conte di Castoria, penso, ma c'era un'amicizia tra il mio babbo e il Rosenese che dura sempre tra la sua vita. E lì, e poi, no, quello è il libro, con l'assistenza enorme di Paolo Pistori, che parla italiano molto bene, lui. abbiamo fatto un libro sulla vita del mio babbo, con molte fotografie, forse interessanti. Quindi ho parlato abbastanza, grazie. Io ringrazio veramente tanto Brian per averci narrato le gesta anche del padre e di quello che è successo per una visione del mondo dal punto di vista inglese, anche dal punto di vista di Gordon. Lascio adesso la parola a Paolo Pistori, presidente dell'Istituto Storico Apuano, e vediamo di continuare questo bellissimo percorso. Posso cambiare il posto? Sì, 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 certo. Buonasera, buonasera a tutti. Vi devo ringraziare tanto per questa opportunità che ci consente tanto di conoscerci e di tornare a incontrarci con quelli con cui la frequentazione è un po' più consuetudine. Ma tanti saluti all'Istituto Spezzino, che è molto legato al territorio della Lunigiana interna, la Spezia è notoriamente nella Lunigiana storica, ma i legami tra l'Istituto Spezzino e il territorio della Lunigiana interna, io vengo da Pontremoli, sono molto forti. Ricordo sempre che i primi studi che il professor Giulio Borici, che è stato per lunghissimi anni presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Apuana, prima che la malattia lo costringesse a ritirarsi, beh, i primi studi e le prime pubblicazioni del professor Giulio Borici sono state realizzate proprio con l'Istituto Spezzino e sono ancora testi fondamentali per la conoscenza della storia della resistenza, ma ancora prima per la storia della nascita e lo sviluppo del partito fascista e del fascismo nel nostro territorio. E quindi occasioni come queste sono veramente preziose. Io ringrazio in particolare il dottor Bernazza che l'ha organizzata, l'ha pensata, l'ha organizzata e l'istituto che l'ha consentito che si mettesse in atto. Vedo tante facce, tanti volti che ho incontrato in tante manifestazioni, mi scuserete se non saluto tutti, però voglio salutare Matteo Del Vecchio, che è il direttore del Museo Audiovisivo della Resistenza di Frosinone, che ricordo sempre è il nostro museo, è il museo dei due territori, delle due province, ed è una risorsa straordinaria che abbiamo solo noi, e di questo dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli. Quindi quel museo va sostenuto e va frequentato e stanno facendo un ottimo lavoro e io sono contento che Matteo sia qua oggi con noi. Ho avuto anche un po' di amici compagni dell'Alto, in particolare vedo i miei amici di Santo Stefano Magra, con i quali dimostrino quanto il lavoro che facciamo, in gran parte da volontari, quindi con tutti i pregi e i difetti che hanno i volontari, e sia un lavoro necessario e sia un lavoro anche utile. Io credo che quello che il dottor Bernazza ci presenterà tra poco sia veramente un risultato che non esito a definire straordinario, importante, perché pensate che dopo 75 anni, ormai dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo ancora la possibilità di confrontarci con documenti in gran parte inediti. E comunque abbiamo la possibilità di rendere disponibili questi documenti alla consultazione del mondo intero. È un bel risultato, un risultato al quale il nostro paese magari non arriva per primo, anzi nel mondo ci sono paesi molto, che sono arrivati a questi risultati.
risultati molto prima di noi, però l'importante è arrivarci e questa è la strada, una strada davvero significativa. Nel nostro piccolo, come ha accennato l'amico e avvocato Brian Lett, l'Istituto Storico della Resistenza Poana, abbiamo preso l'iniziativa un paio di anni fa, e l'abbiamo conclusa alla fine del 2018, di pubblicare questo libro, che è tra l'altro esposto anche sul tavolino dell'Istituto Spezzino, che noi abbiamo voluto intitolare Nord Orletta Piccoli d'Italia. Ci sembrava limitativo intitolarlo Nord Orletta Vico della Spezia, di Pontremoli, di Ramigiano, del nostro territorio, perché effettivamente se voi vi andate un po' a leggere la storia della vita di quest'uomo, che è stato un ufficiale dell'esercito britannico, è stato un uomo con sensibilità estremamente particolari, non comuni, e ha avuto un ruolo che è andato ben al di là del territorio. Nel libro, per esempio, siamo riusciti a pubblicare una foto dell'Istituto Luce che lo ritrae a Reggio Emilia nel 1947 durante una manifestazione per il tricolore italiano a fianco del presidente dell'allora Presidente della Repubblica e, quello che l'argomento ci rende ancora più importante, a fianco di Papa Cervi, che aveva appena ricevuto le medaglie che erano state attribuite ai figli. Quindi vedere Gordon Lett alla manifestazione, a una delle più importanti manifestazioni organizzate dall'Italia repubblicana a pochi mesi appunto dall'insediamento del Presidente della Repubblica, non è stato una sorpresa da poco. Una sorpresa che però è giustificata dal ruolo che il maggiore Gordon Lett ha avuto nel nostro territorio nazionale ancora negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa abbiamo pensato di fare l'Istituto Storico della Resistenza e Brian Lett? Di rendere disponibili al pubblico e anche ovviamente agli studiosi una parte dell'archivio privato del Maggiore Gordon Lett. Quindi in questo caso abbiamo pubblicato delle fotografie che sono di proprietà della fondazione intitolata a Gordon Lett, che l'avvocato Gordon Lett gestisce, e fotografie che ha voluto concedere per la pubblicazione, che noi abbiamo raccolto in questo libro per farne un percorso di conoscenza, un percorso per immagini di conoscenza di quella che è stata un po' la vita del maggiore Gordon Lett, che Brian ha tracciato molto bene, e un po' anche l'attività che si è svolta in questo territorio alla presenza di Gordon Lett, perché forse non ci si riflette mai abbastanza. Noi ci riflettiamo, noi che siamo qui in questa sala e noi che viviamo in queste due province, ci riflettiamo perché il territorio l'ha vissuto sulla propria pelle, ma non riflettiamo mai abbastanza che altrove la guerra è finita molto prima. E buona parte dell'attività del maggiore Gordon Lett in questo territorio si è svolta quando altrove da mesi la guerra era finita, perché noi abbiamo avuto questa sfortuna di vivere al di sopra della linea gotica, e quindi mentre tutta la Versilia, tanto per intenderci, i primi mesi di settembre del 44 era territorio libero, nel nostro territorio si continuava a soffrire, a patire la fame, a morire, a essere perseguitati, continuavano gli eccidi, le stragi. Soprattutto si andò incontro all'inverno che tutti i partigiani che l'hanno raccontato lo ricordano come l'inverno più tremendo che si sia vissuto in quegli anni. E quindi aveva lei da dire il generale Alexander in autunno, a dire: andate tutti a casa, che le ostilità sono interrotte, tornate pure a casa, che ci rivediamo a primavera. Casa non c'era, a casa non ci si poteva andare, perché sennò i fascisti tedeschi arrivavano, ti facevano fuori, perseguitavano la tua famiglia. Bisognava continuare a stare nei monti, nei boschi, dove cadeva la neve, dove c'era il gelo, dove non c'era da mangiare. Tutto questo succedeva mentre altrove la guerra era finita. A 40 km da noi, dalla Spezia, l'Italia era libera. E questo territorio però ha dovuto vivere altri 8-9 mesi di occupazione nazifascista. Il maggiore Gordon Lett si confronta quotidianamente con questa realtà. Come diceva giustamente Brian, lui arriva alla fine di settembre del 43 quasi per caso. La sua meta non era
l'Alta Lunigiana, non era l'Appennino Parmense, non era la Val di Vara, ma era raggiungere l'esercito di Sua Maestà nei territori liberi, in particolare in Corsica. Questo non succede e lui si ferma. Ma si ferma e da ufficiale, da buon ufficiale dell'esercito inglese, vuole continuare a combattere. Non può combattere dall'altra parte, non può combattere oltre il fronte, combatte da questa parte del fronte. E organizza qui quella che è un'esperienza straordinaria, che ha per pochi confronti, quella di organizzare un battaglione, che non è un battaglione come gli altri, ma un battaglione costituito in gran parte da militari, che sono i militari che come lui sono fuggiti dai campi di prigionia del Nord Italia. Ma questo battaglione di militari stranieri, di tantissime nazionalità, si aggiungono poi i giovani partigiani, i giovani del territorio che diventano partigiani ma con il battaglione internazionale. E questo legame tra i militari di varie nazionalità che si trovano lì quasi per caso e i giovani del territorio fanno sì che questa esperienza si radichi molto, fa sì che la popolazione accolga tutto sommato accorga molto bene questa presenza, nonostante questa presenza sia causa di enormi sofferenze. Brian ha citato il terribile rastrellamento dei primi di agosto del 1944. Non a caso uno dei libri di Gordon Lett si chiama Vallata in fiamme, perché quella valle che d'estate si colorava d'oro per il grano, in quell'estate si colorò di nero fumo, dopo che tutte le case di tante frazioni del Rossanese vennero date alle fiamme, rastrellamento dove morirono decine e decine di persone. Ebbene, nonostante questo, che Gordon Lett lo racconta molto bene nei suoi libri e Brian ha riportato anche nel libro che abbiamo pubblicato pochi mesi fa, alcuni passaggi, nonostante questo, la popolazione non ha un gesto di ostilità. Continua a sostenere significa nascondere, significa continuare a dare loro vivere, significa continuare a dare loro vestiti, significa continuare ad accogliere quelli che via via si aggiungono, che arrivano sbandati dalle varie parti del territorio a monte della linea gotica, perché quella linea non sempre si riusciva a superare. Io credo che questo spieghi verificare i collegamenti dei cavi della tecnologia che una volta l'altra, queste sono le prime a risalire. E io credo che questo in piccola parte spieghi l'affetto che ancora oggi esiste nei confronti di questa persona, nei confronti di Gordon Lett. Piccolissimo esempio: abbiamo presentato il libro alla vigilia della Befana, dell'Epifania a Pontremoli. Sapevamo che il libro avrebbe avuto una buona accoglienza, però non ci aspettavamo di vedere che la gente, nonostante la sala molto grande, non riuscisse a entrare. Persone che hanno testimoniato l'affetto nei confronti di Gordon Lett, a Brian, assediandolo per lunghe decine di minuti alla fine perché Gordon Lett ha lasciato un segno della popolazione civile, ha continuato a frequentare questo territorio per lunghissimi anni, fino a che la malattia gliel'ha consentito, per tutti gli anni 50, gli anni 60, in parte degli anni 70, e le tracce si possono ancora vedere sul territorio, nei monumenti che ha lasciato, dopo vedremo un paio di fotografie dove c'è lui che inaugura il monumento, e in tante altre iniziative che oggi sarebbe troppo lungo parlare. Certamente ha contribuito anche la sua amicizia con il vescovo Sismondo. Giovanni Sismondo è il vescovo di Pontremoli, arriva a Pontremoli nel 1930. Lui non ha un atteggiamento ostile al partito fascista. Lui si rende conto che il partito fascista è il partito che governa la città e questo paese. Tuttavia il suo atteggiamento diventa un atteggiamento di ostilità, di aperta ostilità, quando dalla seconda metà degli anni 30 in avanti il partito fascista mette in atto tutta una serie di iniziative, anche di carattere legislative, palesemente
in contrasto con quella che era la religione cattolica, quella che era la missione che il vescovo portava avanti. E quindi il vescovo si allontana sempre di più, anche dal punto del rispetto istituzionale, arriverà a chiudere, ad esempio, il giornale della diocesi, il Corriere del Corriere Romano, verrà chiuso per lunghi mesi, perché era sottoposto a censura del partito fascista. Allora lui dice: pur di non farlo censurare, io lo chiudo. E usciva con la voce del vescovo, che era un foglio che il partito fascista non poteva censurare. Bene, quest'uomo stringe subito un'amicizia molto particolare con il maggiore Gordon Lett. Ci sono delle... Gordon Lett racconta degli aneddoti spassosissimi dei loro incontri. Ovviamente il vescovo non prende una posizione pubblica a favore dei partigiani, a favore di Gordon Lett, ma collabora attivamente. C'è un episodio nel quale, ad esempio, il vescovo va a incontrare Gordon Lett e gli chiede di intercedere presso i comandi alleati affinché vengano interrotti i bombardamenti su Pontremoli. Pontremoli ha subito 99 bombardamenti. Il centesimo non l'ha subito perché Gordon Lett è riuscito a soddisfare la richiesta del vescovo e quindi a far interrompere da parte del comando alleato i bombardamenti su Pontremoli. Ovviamente questo gli ha valso a Gordon Lett e al vescovo la riconoscenza di tutta la popolazione. Ma Gordon Lett gli ha chiesto un prezzo, perché voi capite che interrompere i bombardamenti, cioè mutare la strategia alleata di colpire nel maggior modo possibile i nazifascisti, non era una cosa da poco. Gordon Lett gli chiede di conoscere le posizioni dei tedeschi sul territorio. E il vescovo dice: io non posso farlo. Certamente non sono nella condizione né di conoscerle, né sono nella condizione di poterlo dire, perché tradirei la mia posizione di imparzialità. E allora come facciamo? Speriamo che la provvidenza provveda. Tant'è vero, la provvidenza provvede perché poco dopo, non ricordo se un giorno dopo, due giorni dopo, un componente del battaglione internazionale di Gordon Lett trova sotto un albero una mappa, un biglietto con la mappa con tutte le posizioni dei tedeschi, con le informazioni che il maggiore Gordon Lett aveva chiesto. E quindi la provvidenza aveva provveduto. E c'erano anche, per esempio, continui scambi di messaggi tra Gordon Lett e il vescovo. Ecco, anche questa amicizia credo che abbia contribuito a far sì che l'affetto nei confronti di Gordon Lett sia arrivato fino a noi e continui ancora oggi. Questo per dire che si deve ancora lavorare, che dobbiamo continuare con questo impegno. Vi faccio vedere solo alcune fotografie, Brian ne ha già mostrato diverse, io, se mi trovo il foglio, ve ne faccio vedere alcune, magari faccio più velocemente perché non voglio portare via ancora troppo tempo. Questa è quella che vi ha fatto vedere Brian, era il Gordon Lett da giovane, insomma nel 1933, finalmente con la divisa. Questa è quella che abbiamo visto con la fidanzata, che poi ne vedrà soltanto la guerra finita. Questa è quella famosissima del battaglione sul Monte Picchiara, nella zona del Rossanese, e si riconosce tra i tanti, ad esempio l'avvocato Fortelli, questo con la barba, mentre Gordon Lett ha il bastone. Come sottolineava Brian, i volti, soprattutto quello del maggiore, è molto tirato, scavato, è un volto che è il simbolo delle sofferenze e anche della prigionia, della lunga prigionia che dal 42 aveva dovuto subire il maggiore. Queste sono le due foto di Lino Sirigato. Lino Sirigato, se ne è saltata una. Ecco, questa qua, questa l'abbiamo vista. Questa era il Palazzo Schiavi, dove c'era il comando, il deposito, insomma, del battaglione internazionale. Vedete, completamente distrutto. Oggi non esiste più, esistono solo pochi comuni di macerie. Ma anche questa è molto significativa. Negli appunti che abbiamo consultato per la didascalia di questa foto,
degli appunti di Gordon Lett, c'è scritto che questa è l'unica frase che non è stata bruciata nel rastrellamento del 2-3 agosto del 44. Per fare ciò, io, in due mezzi termini, ho deciso di interpellare direttamente dalla University of Lincoln il professore Alessandro Pesaro. Quindi mi avvalerò degli strumenti informatici in mio possesso, in questo caso della connessione internet, della biblioteca e del collegamento della videoconferenza tramite Skype. Come vi ho già detto, l'Università di Lincoln è l'università che ha collaborato per il lavoro di ricerca fatto con l'Istituto Spezzino in merito ai documenti presenti nel suo archivio. L'University è, brevemente, è una public research university con sede nella nomina capitale di contea e ha il 22° posto nel Guardian University Guild sul 121 università del Regno Unito in materia di ricerca. E l'Ateneo, appunto, è particolarmente attivo nel campo dei rapporti di collaborazione, soprattutto con le istituzioni che sono al di fuori del mondo accademico e sono storicamente, diciamo, portate al lavoro di collaborazione di ambito internazionale. Quindi è stata anche un'opportunità per l'Istituto di collaborare con un ente che abbia una prospettiva diversa da quella che noi conosciamo nell'ambito della storiografia italiana e nell'ambito accademico italiano. Quindi, questa breve introduzione per arrivare al collegamento. Pronto? Pronto, buongiorno professore. Buongiorno, mi senti bene? Sì, ora cerco di girare il video. Allora, qualche piccolo aggiustamento. Allora. D'accordo, allora, buon pomeriggio a tutti quanti. Riporto il mio saluto personale del gruppo di lavoro e dell'Università di Lincoln. Bernardo avrebbe già spiegato grandemente che cosa faccio e di cosa mi occupo. In un paio di frasi, quello di cui ci occupiamo noi all'Università di Lincoln è la memoria del Bomber Command. Il Bomber Command è stata la branca della Royal Force che durante la Seconda Guerra Mondiale si è occupata del bombardamento strategico sull'Europa. La manovra del Bomber Command rimane molto controversa. Chi si è trovato sotto il ponte in genere ha sviluppato una posizione da vittima, perché il bombardamento sui civili rimane controverso, la moralità viene ancora oggi dibattuta e il contributo alla vittoria alleata viene ancora oggi contestato da certi storici. Cioè, qualcuno dei colleghi dice sì, è stato fatto, ma la vittoria poteva arrivare in altro modo e soprattutto il prezzo non era giustificato. Questa parte della storia è abbastanza conosciuta, soprattutto in Italia, perché i bombardamenti alleati hanno segnato profondamente il nostro paese dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale fino veramente gli ultimi giorni. La cosa meno nota è che calma. Ci sono domande? Anche perché vi devo presentare il lavoro, quindi avete anche curiosità di capire il lavoro che si è fatto. Quindi io saluto e ringrazio ancora calorosamente il professor Alessandro Pesaro della University of Lincoln e a presto. Bene, da parte mia un grazie speciale all'Istituto per aver creduto in questa collaborazione e soprattutto per aver concesso i materiali in licenza. Speriamo di sentirci ancora in futuro e un saluto dall'Inghilterra. Grazie. Io faccio un breve collegamento. Allora, è la parte prettamente laboratoriale e pratica del lavoro che si è svolto all'interno dell'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza. In questo caso è il lavoro che ho svolto io. Faccio una breve premessa. La possibilità che si è presentata grazie a questa collaborazione
è dovuta al fatto di una conoscenza preliminare che avevo sull'archivio e su un fondo, in particolare il fondo attività militare MIS, nel quale era possibile consultare e soprattutto trovare delle carte inerenti alla missione alleata della quarta zona operativa e della figura nello specifico del maggiore Cordonet. Il lavoro che ho fatto è un lavoro che ha uno stampo un po' più ampio, perché possiamo anche trovare le radici nella parte che era stata fatta già nel 1998 con la creazione di un inventario poi messo online dell'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza. Questo inventario è un primo processo, possiamo dire un embrionale di digitalizzazione dell'archivio, perché ci ha permesso di capire come erano strutturati 7 fonti delle 20.000 carte presenti all'interno di esso. A livello però nazionale, già nel 1975 si stava pensando e si aveva già l'idea, attraverso la creazione del Ministero dei Beni Culturali, che il materiale d'archivio non era solo visto come mera archiviazione e tutela, bensì era considerato vero e proprio materiale atto alla divulgazione di un patrimonio culturale. Perciò stava cambiando la concezione di quello che era il materiale presente in archivio. E questa collaborazione, questa possibilità con la University of Lincoln, e in particolare vorrei citare il Digital Archive dell'International Book of Central Command, che abbreverò con IBCC, è un archivio digitale che ci permette di lavorare sui documenti anche se noi non abbiamo fisicamente in mano. Ma il contesto che ci approcciamo è quello della quarta zona operativa, e in particolare quello Spezzino. E a questo punto, allora, anche per quanto riguarda anche il materiale allestito, che purtroppo non è presente Massimiliano Pisano, che è il ragazzo della soluzione Stella Tricolore che ha permesso questo allestimento, ma ci dà un esempio pratico di cosa si vuole andare a parlare quando si parla dei documenti presenti all'interno di questo fondo dell'archivio dell'Istituto Storico. Si parla principalmente di bombardamenti, di aviolanci, di rapporti tra la missione alleata e con il Battaglione Internazionale e le brigate della quarta zona operativa, il maggiore Lord Barnett e dei rapporti anche personali con i vari personaggi del comando della quarta zona. Quindi a questo punto quello che salta subito all'occhio quando sono andato a vedere i documenti è che la parte degli aviolanci, dei bombardamenti, hanno un ruolo predominante, o meglio, più che predominante, sono significativi perché, soprattutto per quanto riguarda il materiale aviolanciato, cioè quel materiale che attraverso gli aerei alleati veniva sganciato nel territorio della quarta zona e servivano per rifornire le brigate partigiane, questo materiale avrà grande rilevanza per la missione alleata e per, soprattutto per il comando della divisione Liguria, quindi della quarta zona operativa. Ma come erano organizzati questi aviolanci? Dai documenti si capiscono molte cose. Per esempio, si capisce che c'era una precisa disposizione che riguardava più o meno tutto il nord Italia. In generale, le comunicazioni venivano attraverso la radio clandestina. Noi conosciamo la più famosa Radio Londra, ma ci sono anche tante altre radio che hanno contribuito alle comunicazioni tra appunto le, se riesco a trovare un'immagine la faccio vedere, comunque tra le comunicazioni tra i vari comandi delle varie zone d'Italia. In particolare nella quarta zona operativa, oltre alla radio, i comandi superiori venivano trasmessi anche per indicare quale luogo era predisposto per il materiale aviolanciato. Nella nostra zona, quindi attraverso un calcolo trigonometrico sulle cime più vicine e più elevate per questa operazione, venne designato il Monte Ricchiara. Il monte, alto 1158 metri, che appartiene alla contrafforte della Pirineo Ligure e sedeva nella Toscana nord-occidentale. Quindi, a livello geografico, noi possiamo già identificare che questo monte ha una rilevanza strategica molto interessante, soprattutto considerando come si erano dislocate poi le brigate partigiane della quarta zona operativa, quindi sulle colline, diciamo, a Spezzine, fino ad arrivare alla zona delle Varese Ligure, del Pontremolese e nella zona più toscana. Quindi
attraverso ciò capiamo che appunto, i documenti ci parlano specificamente di quello che è successo. E una cosa significativa è che quando noi appunto analizziamo l'immagine che trovate è lo specifico è il portale amministrativo, quindi che riguarda appunto il sottoscritto dei documenti inseriti all'interno del Digital Archive. Ma all'interno il portale non è consultabile soltanto per una ricerca, io definirei statica, cioè attraverso il nome del personaggio, in questione può essere appunto il maggiore Gordo Lette, ma si è voluto fare un passo ulteriore e a questo punto mi interessa introdurvi una particolarità, o meglio una branca della storia, al quale appunto lo stesso Istituto Tezzino si sta approcciando nella mia figura, ma negli ultimi tempi. E è una branca della storia, quella della public history, che riguarda il contesto anglosassone già da diversi anni, ma che vuole dare un significato ulteriore alla ricerca scientifica e rapporto con il pubblico, cioè fare una storia che non sia soltanto appunto per un pubblico, ma anche con un pubblico. Quindi a questo punto si ripropone un rapporto che non sia univoco tra le persone, e ma sia un univoco, cioè un rapporto di corrispondenza tra quello che un ricercatore può affrontare e quello che invece una persona comunque interessata può capire, può fruire attraverso il materiale che ha a disposizione. La particolarità rispetto, magari vi chiederete, che differenza c'è tra la divulgazione scientifica? Beh, la divulgazione scientifica, come ho detto, ha un rapporto univoco e c'è una persona, uno studioso, che elargisce la propria conoscenza a un pubblico che non ne sa in materia, lo vediamo in contesto televisivo. Nel contesto della public history è un po' diversa la situazione, perché si incentra il discorso partecipativo e di ricerca, cioè non c'è una mera riproduzione della memoria in cui si rievoca un fatto passato, ma si decostruisce il fatto passato e lo si ricostruisce attraverso le nozioni di un metodo storico, citando uno dei più famosi come Marco Bloch nella sua apologia della storia, un processo scientifico, una metodologia storica che possa essere la base per un percorso di storia fatto con sistemi, in modo tale che non sia strumentalizzato o politicizzato. Questo è importante perché sta alla base del lavoro che si è fatto all'interno dell'Istituto Storico e che ho fatto io. I documenti presentati sono in totale in realtà sono 76 documenti, carte. Sono state classificate attraverso varie categorie. Per darvi un'idea, anche perché ovviamente non sono solo io a poter usufruire di questo materiale, ma siete anche voi che nella sala e chiunque vorrà in futuro a poter usufruire di questo materiale, è giusto che vi spieghi brevemente come funziona. Non vi preoccupate della lingua inglese, perché è semplicissimo e soprattutto sta a voi dare attraverso interfaccia grafica i comandi di ricerca e soprattutto questa ricerca, come detto, una ricerca attiva e vi spiegherò come. Allora, inizialmente la schermata principale della home ci dà dei suggerimenti riguardanti alle modalità di ricerca. C'è una ricerca per collection, cioè una ricerca per collezione, che può essere quella che abbiamo noi di Gordo Lette in generale, quindi che ci dà la possibilità di vedere tutta la collezione. Poi abbiamo una ricerca per, io chiamo tax, ma comunque soggetti particolari che possono essere i ruoli gradi, ad esempio, di un maggiore Gordo Lette, di un colonnello, e quindi molto più specifica riguardante appunto il ruolo o di una divisione, di un comando, che sia dell'aeronautica, che sia dell'esercito, quindi in questo caso è molto particolare, ma i comandi che sono quelli che possono rientrano in quello della mia concezione che ho, nella concezione che ormai si ha della public history, è quello della timeline, quindi della linea del tempo, dei places, dei luoghi e della ricerca avanzata. Perché vi dico ciò? Se noi prendiamo per esempio un prima di tutto la schermata dei luoghi, notiamo il discorso che ha accennato precedentemente il professor Alessandro Pesaro.
che i documenti dello dell'archivio storico della Spezia si immergono in un contesto che non solo è europeo, addirittura internazionale, mondiale, ed è la possibilità di vedere cosa succede non solo vicino a noi, ma anche in tutta Europa. Ovviamente si allargano gli orizzonti a dismisura, perché zoomando sempre di più e quindi andando a vedere cosa succede, vediamo che non solo è localizzato il documento, o meglio, il documento non è più localizzato solo nell'archivio storico della Resistenza, ma addirittura è localizzato nel luogo in cui sono avvenuti i fatti e nel luogo nel quale si parla di questo avvenimento. Purtroppo un po' sgranato, quindi ci metterò un pochettino a caricare. Però l'idea è proprio questa, di avere i documenti e di interagire con essi a seconda del territorio in cui si vive e di relazionarli con gli altri documenti presenti. Un'altra modalità molto interessante che appunto quando appunto ho creato questa collection, il lavoro è stato classico, quello di uno studioso di storia in cui ricerca appunto le considerazioni dalla parte bibliografica alla parte appunto documentare nello specifico del testo, di chi sono i protagonisti, chi manda magari una lettera, chi riceve una lettera. Poi si è fatto anche un lavoro ulteriore di relazione con anche gli altri documenti. A questo punto allora nasce la parte, un'altra parte molto interessante, quella della timeline, cioè se il documento parla per esempio del 30 dicembre 1944, in cui dei militari inglesi sono caduti con il loro aeroplano e quindi si sono fatti i funerali, viene poi segnato il 1 gennaio del 1945 il funerale, comunque sono poi seppelliti questi due militari inglesi nella zona vicina a Rossano. Cosa succede nello stesso periodo del fine dicembre 1944? A questo punto qua vediamo che ad esempio ci sono dei briefing dei bombardieri del 28 e del 29 dicembre del 44, e addirittura quindi si può prevedere in un contesto che sia molto più ampio e capire cosa succede in Inghilterra, cosa succede in Germania, cosa succede nelle varie zone d'Europa. Quindi si crea un percorso che è, dal mio punto di vista, entusiasmante, perché ti si apre una possibilità di ricerca e soprattutto di collegamenti che chiusi dentro un solo archivio è difficile fare se non attraverso lo spostamento fisico da un luogo a un altro. Dall'altra parte è un lavoro mastodontico, perché comunque a questo punto qua una persona non deve soltanto studiare il documento, ma deve comunque pensare a creare dei collegamenti transnazionali e addirittura poliglotte in qualche modo, di vedere distinguere in qualche modo e capire anche altre lingue, ma questo non preclude il fatto che lo fa un ricercatore, ma allo stesso tempo una persona di qualsiasi parte d'Europa può aiutare in questa ricerca, fornendo magari delle informazioni proprio di quella data, magari una lettera di un padre, di un congiunto che possa aiutare alla ricostruzione di quel periodo storico, di quel momento o di quella data. Infine c'è un'ultima modalità di ricerca, che è quella della ricerca avanzata, comunque una ricerca che più settoriale, che è quella che è più, dal mio punto di vista, è stata quella più lunga, ma non più difficile, perché riguarda la trascrizione completa dei documenti, del documento e la capacità di questo documento, quando è stato trascritto, ad una parola che sia attiva, nel senso che ci sia la possibilità, quando uno anticipa un nome all'interno del documento, che può essere in questo caso Ettore Collini, di capire se ci sono altri documenti che ne parlano. In questo caso Ettore Collini è un tenente della Brigata Monterosa, quindi è stato accusato nel periodo che va appunto. Concludo con una nota sull'importanza di un approccio che non sia ormai solo teorico. E quindi ricordando sempre a quello che ho detto sulla public history, quindi sul metodo di fare storia, che sia un pochettino più attivo, soprattutto che non ripudia la metodologia storica per partecipare a dei progetti di storia. Per questo motivo, appunto, il progetto che si è creato con la Università Policlinica
è un progetto embrionale. È un progetto che si spera possa essere sviluppato poi con la rete degli istituti storici nazionali e che nel nostro piccolo abbiamo cercato di introdurre nei progetti di public history all'interno del sito di Istituto Spezzino per la storia dell'esistenza dell'età contemporanea. All'interno di questi, quindi all'interno di quello di questo sito, sono inseriti parte di quello che si farà a ciò che è nostro e a ciò che ovviamente è di nostra proprietà. Ma ricordiamo che l'informazione all'interno di questo materiale è di tutti. Ed è importante che sia di tutti, soprattutto per smascherare la falsificazione storica che ormai è all'ordine del giorno.